secondo me, ecco, Francesco aveva anche una sua visione, diciamo, filosofico-politica del Mediterraneo, no? Una sua idea di quello che doveva essere il Mediterraneo. C'è un bel testo dove lui dice delle cose che secondo me sono interessanti. Su coste di sabbia o di roccia si svolgono faide politiche e religiose, lotte di intolleranza monoteista. Possibile che, come dice Freud, non si possa vivere senza un Dio a contatto del deserto? Dio personificazione dell'Eterno e del Padre primordiale. Viene da dire con Camus, beati gli orfani. Aver perduto gli dei greci e il Dio cristiano è un privilegio che rende liberi e soli con la propria coscienza. Rende, ben inteso, anche tristi e responsabili. Ecco, Francesco aveva detto queste cose in un convegno, credo, a Genova sul Mediterraneo. E mi sembra, ecco, come Francesco nel suo modo, ecco, paccato così, però, ecco, prendesse poi posizione sulle questioni dell'attualità, degli scontri religiosi, ecco. E aveva dei maestri su questa scia, perché i maestri erano Camus, ma poi, da quello un po' che ho letto, ecco, era un po' la visione di Audisio, di queste... C'è un po' questo pensiero meridiano francese che sta alla base della visione, diciamo così, laica e, come dire, magari più triste, consapevole della tragedia, però più libera, ecco, del Mediterraneo. Piemonte è dans le tragique solaire della Méditerranée, c'est-à-dire qu'il a effectivement cette fascination esthétique, cette dimension poétique, etc. Mais en même temps, il est confronté au noir, il est confronté à la violence, à la brutalité de la guerre, à l'exil, à la trahison, au tragique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est ce qui me semble qu'il y a dans son calme, en même temps, une blessure. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si touchant. C'est qu'on le sent atteint, affecté par la brutalité du monde contemporain. Il ne s'en fout pas. Il n'est pas en train de regarder la Méditerranée du haut de sa colline, comme Virgile ou Homère, mais il est inscrit pleinement dans son siècle. Et il sait qu'il faut rendre compte de la brutalité de ce monde, et sa littérature, elle porte ça. Mais, par son sens de la beauté, il n'est pas dans la désespérance. Il y a un émerveillement possible. Il n'y a pas une célébration de la mort, il y a une célébration de la vie. Et vous savez bien que le cri de tous les fascismes, c'est « Vive la muerte ». Et lui, il est quelque part dans « Vive la vie ». Il Mediterraneo ha per sua definizione, diciamo, un'identità plurale. Questo senz'altro apparteneva anche a Francesco, appartiene, sono d'accordo con Terrini. Quindi il fatto di essere ligure, il fatto di essere europeo, il fatto di essere mediterraneo sono tranquillamente coesistenti. Amin Maalouf parla delle identità plurali, quindi proprio perché il Mediterraneo aggiunge e non scaccia identità. È una geografia e un'appartenenza e una letteratura che non fa che, appunto, come diceva prima Thierry, che transitare, che essere passeur di metafore, di così. Io volevo dire, a proposito di questa laicità che giustamente Francesco evoca, che Camus diceva, appunto, tra questo cielo e questi visi girati verso di lui, nulla dove poter, scusate, sto traducendo correndo, poter attaccare una mitologia, una letteratura, un'etica o una religione, ma le pietre, la carne, le stelle e delle verità che la mano può toccare. Questo mi sembra che su questo tipo di
diciamo così, di pensiero e di sentimento, sicuramente si può iscrivere questa idea del Mediterraneo di Piemonti, ma fa parte di una, diciamo così, di una, di un pensiero molto più allargato rispetto che alla semplice Francia, nel senso che se si pensa al pensiero mediterraneo appunto durante i secoli c'è una sorta di genealogia della laicità nel Mediterraneo che è sempre stata oppressa e sotterrata dai monoteismi, dalle religioni e soprattutto dall'uso politico di queste, perché un conto è la religione di ciascuno, un conto è un uso politico della religione per fini espansionistici o per altre ragioni che nulla hanno a che vedere con le religioni stesse. Tu non pensi che alla base di questo Mediterraneo così frammentato come lo stiamo vivendo oggi vi possa essere una responsabilità di un sistema capitalistico neoliberista quale è quello che stiamo vivendo e che sta in qualche modo, credo di poter dire, soverchiando un pochettino l'umanesimo? Guarda, a grandi linee direi che il rischio che tu poni è reale. E ti risponderei un po' anche con le parole di Francesco Biamonti. Cioè lui parlava della presenza del Mediterraneo, di un'antica civiltà mediterranea che era la civiltà dell'ulivo. E con la morte della civiltà dell'ulivo, che è diciamo successiva all'industrializzazione, ma anche agli ultimi decenni dell'industrializzazione, non si vede una nuova civiltà venir fuori, una nuova civiltà che abbia l'umanesimo e la pietas, il rispetto e la bellezza alla sua base, ma si vede purtroppo, quello che dici, cioè una civiltà che ha alla sua base più che altro il profitto e diciamo, la non considerazione delle varie umanità del Mediterraneo.